tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo video non so bene di cosa si parlerà. Sinceramente ho un po' le idee confuse, però penso che ci sia qualcosa di quello che state guardando che molto probabilmente vi renderà partecipi del mio pensiero. Non so, di cosa vogliamo parlare oggi? Sto scherzando! Oggi parliamo di lui, la casa di Papel, ovvero la casa di carta per noi italiani. È uscita venerdì scorso, la quinta, venerdì 3 settembre, la quinta parte che, ahimè, ahimè, ha solamente 5 capitoli ed è la prima parte della finale. Quindi apriti cielo, apriti terra. Vi lascio alcuni spezzoni di diciamo delle reazioni, un po' di reaction a questi episodi, insomma, questi primi 5 episodi, e poi ritorniamo a parlarne insieme. Allora, eccoci qua. Nel frattempo ho cambiato anche un po' di postazione. Allora, avete visto le reaction? Allora, le reaction, io ho messo ovviamente la musichetta proprio per non farvi sentire quello che dicevamo, perché spoileravamo un po'. Però immagino che, visto che oggi è lunedì e questo video andrà in onda martedì, online martedì, scusate, sicuramente da venerdì l'avrete già visto tutti quanti, però volevo darvi il mio feedback, diciamo, a questa quinta saga. Allora, innanzitutto, cioè, già quando abbiamo cominciato a iniziarla, Samuele mi ha detto: "Guarda, che comunque non finisce qui." A me già mi ha preso un mezzo colpo, perché io aspettavo da un botto di tempo, come tutti, questa benedetta quinta parte, e la quinta parte però non finisce, sono solo 5 episodi, lì già mi è presa l'ansia. Poi alcuni personaggi, diciamo che a me mi hanno un po' fatto girare altamente le scatole, vedi Arturito, che l'avrei ucciso all'istante proprio con una sediata, e vedi Gandia, cioè Gandia, secondo me, cioè, altro che le americanate dove il protagonista sfugge alla morte in tutti i modi. Cioè, Gandia è ancora peggio. Cioè, Gandia, secondo me, o è fatto di qualcosa che è indistruttibile, se no non si spiega la sua forza e il fatto che non riesce a morire st'uomo. Comunque, questi sono i due personaggi che mi hanno un po' fatto girare le scatole. Personaggi che invece mi sono risultati, devo anche dire, simpatici. C'è stato Tamayo che mi ha fatto ridere, perché effettivamente, cioè, io mi chiedo come fa uno così a lavorare nei servizi segreti.
Così come faccia una come Alicia Sierra a lavorare per la polizia, cioè doveva essere dall'altra parte, cioè in carcere. Mi domando questo, come sia possibile, però diciamo che è una sceneggiatura e quindi ci può stare, viva la fantasia in tutti i versi. Diciamo che rispetto alle precedenti di serie, di stagioni, questa mi è risultata particolarmente cruenta. Cioè c'era tanto splatter, c'era tanto film horror quasi, perché cioè, vabbè, non vi voglio spoilerare tantissimo per chi non l'ha visto, però insomma c'è abbastanza splatter. Chi mastica un po' di termini cinematografici può capire di cosa sto parlando. Però insomma, a parte quello, i miei figli l'hanno visto con noi, quindi non sono ancora vivi, non hanno fatto incubi, soprattutto Alessandro, quindi va benissimo così. L'unica cosa che mi ha fatto un po', diciamo, ragionare e entrare in quel loop di cervellotico è stato questo parallelismo col passato, un passato dove ricompare Berlino, mio personaggio preferito. Compare questo passato e adesso io mi domando, finito questo, visto che non si arriva a capire come questo passato possa entrare in questo presente, a me mi è rimasta sta cosa, cioè c'ho questo grosso punto interrogativo, di questo passato che non si sa che fine farà sto passato. Però diciamo che sono riusciti a lasciarti bene il dubbio, ma soprattutto a lasciarti quel senso di e mo che succede? E adesso ho da aspettare fino a dicembre per saperlo. Cioè, hanno fatto questa cosa e secondo me gli è venuta anche molto bene. Hanno tagliato proprio nel punto in cui c'hai una certezza. Che io quando l'ho vista sta certezza mi sono morta io, cioè fra un po' mi mettevo a piangere perché poi voglio dire, poi è stata platealmente spoilerata su TikTok, ho visto 350.000 video su questo finale che signori miei, cioè sembra che chissà, però mi rendo conto che comunque come personaggio era un signor personaggio. E quindi insomma questa cosa a me, devo dire la verità, la lacrimuccia mi stava scendendo anche perché era uno dei miei personaggi preferiti però ecco, adesso tanto tanto magone e tanti punti interrogativi e tanta voglia di sapere sto cavolo de passato, questo personaggio del passato, questo benedetto segreto che hanno all'esterno, come caspita fa ad entrarci? Perché cioè, io l'ho pensate tutte, ho pensato all'esercito, ho pensato alla polizia, ho pensato, non lo so, tramite un altro passaggio per far fuori uscire l'oro, ho pensato di tutto di più per far entrare questo benedetto personaggio del passato in questa situazione del presente. Però non mi è venuta più, cioè non mi sono venute altre. Quindi stiamo tutti quanti ad aspettare questo benedetto super finalone della Casa di Carta che andrà in onda il 3 dicembre. Io volevo sprofondare nel divano quando ho visto che erano solo 5 episodi e quando ho visto com'è finito. Volevo sprofondare, cioè è finito. Allora, da una parte è finito che mi veniva la lacrima, dall'altra è finito che io proprio ho fatto sì, ma vieni, cioè, capite, no? Il mio umore in quel momento era così, metà e metà, e poi giù, sigla finale, io rimango così, cioè, della serie, e adesso. Cioè,
Ragazzi miei, questa è la bellezza delle serie TV che non hanno mai una fine, di quelle serie TV che tu guardi mentre le stanno facendo, quelle serie TV che sono fatte bene, a mio parere, perché ce ne stanno tante altre che sono fatte male. Invece questa è stata fatta benissimo. Io, dopo aver fatto questo video con questa bella magliettina che ho preso praticamente l'anno scorso, andrò a prendere la felpa di quest'anno che ho già visto dove si trova. Devo solo andare al negozio a prenderla. Ora già so che devo andarci questa settimana, anzi domani. Quindi domani sicuramente andrò a prendermi la felpa. E state sintonizzati su Instagram perché sicuramente farò un post con la felpa e sicuramente farò un TikTok con la felpa. Detto ciò, un bacione a tutti e per chi ancora non l'ha vista La Casa di Carta, il finale è che... Ma vi pare che vi spoilerò il finale? Mica so così cattiva! Ciao!